Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi vediamo un ripetitore di segnale Wi-Fi. Andiamo subito ad aprirlo. Oggi vediamo questo prodotto della TP-Link. È un extender di segnale Wi-Fi. In pratica di che cosa si tratta? Si tratta di una semplice spina che andrà a estendere il nostro segnale della rete Wi-Fi in modo tale da poter portare il segnale della nostra rete in tutta la casa a una potenza adeguata. Molto semplice da andare a configurare. Questo prodotto della TP-Link ha un costo veramente irrisorio e adesso andremo a vedere qual è il suo funzionamento, come si andrà a configurare facilmente. Abbiamo la possibilità quindi di andare a posizionare il nostro extender in una zona attualmente raggiunta dal router e quindi da internet, dalla nostra connessione senza fili della casa, per andare a ampliare quella che è la zona attualmente coperta dal nostro modem di Fastweb, Vodafone, piuttosto che le connessioni che avete. Grazie a questo prodotto di TP-Link potremo quindi andare a eliminare le parti non coperte dal Wi-Fi della nostra casa. Ma andiamo ad aprirlo. Ne abbiamo già parlato fin troppo con scatola chiusa. Troviamo la guida di installazione rapida, un manualetto di istruzioni, un'altra guida di installazione rapida e qua troviamo quello che è il nostro extender. Piacevole anche come design, un rettangolino con i bordi curvi, realizzato in plastica lucida, come possiamo vedere. Nella parte bassa, come abbiamo detto, abbiamo una porta Ethernet e il tastino di reset. Il retro invece riporta ovviamente solo la presa, oltre a quelle che sono le caratteristiche del prodotto. Mentre nella parte frontale abbiamo un tastino e poi un LED tutto intorno che andrà a segnalare qual è la potenza della nostra rete nel punto in cui andiamo a installarlo. Andiamo quindi a vedere direttamente come effettuare il collegamento e il funzionamento di questo prodotto. Andiamo quindi a collegare alla presa di corrente il nostro TP-Link. Vediamo che il LED power rimane acceso, quindi è correttamente collegato. Andiamo quindi a schiacciare il pulsante. Vediamo che il wireless è stato preso, l'RE è in lampeggio. Andiamo quindi a vedere se individua la zona del Wi-Fi. Anche RE è rimasto acceso. Ovviamente la porta Ethernet, non essendo collegata, non si accende. Eccolo, questo è il segnale che è stato preso. Quindi in questo momento ha preso tre tacche di Wi-Fi e quindi va a potenziare quella che è la nostra linea direttamente da questo punto. Quindi da qua in poi la nostra linea prenderà molto meglio. Ora proviamo a scollegare la presa da questa presa di corrente e andare a posizionare il TP-Link in un'altra presa della casa più distante dal nostro router Wi-Fi in modo tale da verificare se migliora la qualità della nostra connessione. Andiamo semplicemente a staccare la presa e cambiamo spina. Quindi, come possiamo vedere dal nostro telefono, in questo momento la nostra connessione Wi-Fi è abbastanza debole. Andiamo a collegare adesso il nostro TP-Link a quella presa, quella ciabatta, in modo tale da andare a potenziare quello che è il segnale del Wi-Fi in questa zona della casa. Vediamo se la presa prende e quindi riusciamo ad aumentare la qualità del Wi-Fi in questa stanza che in realtà è una taverna sottoterra. Quindi, come abbiamo fatto prima, andiamo a collegare la nostra presa TP-Link alla spina. Vediamo che si accende la spia power, quindi è stata collegata in modo corretto. Andiamo quindi a schiacciare il tasto per andargli a farle individuare il Wi-Fi. Vediamo che si dovrebbero accendere quindi anche le altre spie. In questa zona dove prende meno l'ha individuato anche abbastanza velocemente. Adesso RE deve diventare, diciamo, fisso in modo tale da andare a individuare correttamente la rete. Andiamo a vedere la qualità del Wi-Fi che riesce a
portare in questa zona della casa. Come vediamo si è accesa una sola tacca, in questa zona ovviamente è una zona molto distante dal router, separata da muri abbastanza spessi. Vediamo invece se sul telefono le cose sono migliorate. Grazie a questa tacca portata dall'extended siamo riusciti a raggiungere le due tacche sul telefono. Adesso proviamo a spostare questa presa in un'altra spina più vicina alla scala e quindi più vicina al modem per vedere se le qualità del segnale migliorano ancora. Abbiamo nuovamente cambiato spina, vediamo che qui le bande invece del wifi aumentano. Vediamo quindi come configurare il TP-Link con l'applicazione. Come vediamo possiamo scaricare l'applicazione inquadrando il QR code per Apple Store o Google Play. Una volta scaricata l'applicazione potremo andare a collegare il nostro wifi al TP-Link Extended, quindi lanciare l'applicazione e procedere appunto con i passaggi che vengono spiegati all'interno dell'applicazione. Quindi andremo a creare un nuovo account inserendo un indirizzo email e una password in modo tale poi da poter accedere all'applicazione ed effettuare diverse funzioni. Ad esempio attraverso l'applicazione possiamo controllare se il segnale dell'extender è abbastanza potente ed eventualmente spostarlo. Sempre tramite l'applicazione è possibile anche vedere quali sono le reti wifi attualmente configurate sul TP-Link o effettuare una scansione delle reti presenti nella nostra zona in modo tale da verificare e eventualmente collegare il TP-Link a un'altra rete presente in casa. In questo modo potrete così andare a potenziare il segnale della rete che preferite andando a selezionare quindi il nome della rete e inserendo la password della vostra connessione, andando quindi a rendere più potente il segnale della rete che utilizzate voi per la vostra abitazione. Una volta effettuata la connessione possiamo vedere come dalla schermata del telefono il segnale presente adesso sulla rete wifi si è aumentato ben 4 tacche. Qui di seguito vi lascio ancora alcune informazioni sullo stato di LED della spina e nella descrizione del video vi lascio il link per l'acquisto su Amazon. La RE posta in alto indica quindi la connessione effettuata o non effettuata alla rete wireless. Se lampeggia, la connessione è in corso. Il wireless on o off indica il funzionamento o meno della parte wireless. Il power indica ovviamente se il nostro TP-Link è collegato alla corrente. Se lampeggia vuol dire che si sta avviando o è necessario un aggiornamento firmware. Nella parte di destra invece il LED segnerà con un numero di luci accese la qualità del segnale del nostro wifi. La luce invece dell'Ethernet verrà attivata quando andremo a collegare direttamente un prodotto tramite la porta Ethernet posta sotto. Per questo video è tutto, speriamo che la recensione di questo prodotto vi sia piaciuta, nel caso lasciate un mi piace sotto al video, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per supportarci a continuare a realizzare queste recensioni e noi ci rivediamo alla prossima video recensione per scegliere.